Amici e amiche carissime, ben ritrovati per una nuova puntata di Don Leonardo Risponde, che è giunta alla 26esima edizione, a quanto ho potuto constatare oggi, rimettendo un pochino in ordine le playlist e i podcast. Vedo già qualche domanda, per cui cominciamo subito a rispondere senza troppo dilungarci. Fra Franci 65 scrive: buonasera padre, a volte sono confusa, si dice testimoniate con la vostra vita, non raccontate delle vostre grazie per non peccare di superbia, o non date le perle ai porci, credo sia un'altra cosa. Vorrei sapere il confine tra queste frasi, grazie. Allora, Franci, Gesù quando dice non date le perle ai porci, intende dire che alcune appunto perle, alcune cose belle, particolari, grazie peculiari ricevute da nostro Signore non vanno condivise con chi si trova. Ecco, i porci nella Sacra Scrittura e nella letteratura biblica in generale rappresentano l'impurità per antonomasia. Ecco, quindi tra cui si dice anche nel linguaggio comune, adesso non vorrei sembrare insomma poco sacerdotale, quando qualcuno è un po' troppo lussurioso si dice quello è un puntini puntini, no? E la lussuria, come sappiamo, degrada particolarmente l'essere umano. Per cui quando una persona non è in condizione di poter, come dire, comprendere certe cose, ma neanche di essere aperto a certe grazie, non bisogna assolutamente comunicargliele. Ecco, Gesù stesso e alle folle, come ci informano i Vangeli, parlava in parabole. Perché? Perché appunto ammantava sotto il velo dell'immagine, dell'allegoria, quelle grandi verità che voleva insegnare attraverso il Vangelo. Ecco, questo perché? Perché chi era disposto ad accoglierle potesse andare oltre il velo della parabola ed accoglierle, chi invece era mal disposto, ecco, non, come dire, non ridicolizzasse quelle belle cose che Gesù stava insegnando con il proprio comportamento irridente, beffardo e dissacratorio, no? La testimonianza certamente della nostra fede va fatta con la vita. Ecco, con la vita significa che c'è una testimonianza che ci mette al riparo da ogni tipo di superbia, che è appunto quella delle opere sante. Opere sante compiute appunto senza suonare la tromba, come diceva Gesù, e nel silenzio. Certamente a tempo e luogo opportuno si può anche, come dire, raccontare qualche edificante esperienza vissuta, ecco, non certamente qualche cosa santa che noi abbiamo fatto, ma qualche dono che il Signore ci ha dato quando le circostanze, le persone che ci abbiamo dinanzi ci fanno comprendere che è opportuno fare una cosa di questo genere, no? Ecco, e questo in linea di massima, quindi non è peccato purché certamente non si faccia questa cosa con l'intenzione del cuore di apparire come grandi santi agli occhi delle persone e del prossimo. Bene, passiamo alla domanda seguente, che è di Angel Clare 17, che dice: Ave Maria, ho letto che Santa Gemma Galgani portava lo scapolare della Madonna Addolorata. È ovvio che esistono altri scapolari oltre a quello del Carmelo. Potrebbe parlarcene brevemente? Grazie. È certo che ne esistono, figlia cara. Quelli che ho conosciuto, oltre a quello del Carmine, non sono mai sentito parlare di questo della Addolorata. È lo scapolare di San Giuseppe, a cui personalmente, questa è una cosa mia personale, sono molto molto devoto, e lo scapolare di San Giuseppe, non lo so se viene proprio dai Tapiranga, ma certamente è stato diffuso dai Tapiranga. I Tapiranga, per chi non lo conoscesse, sono una serie di apparizioni tuttora in corso, su cui, a quanto ne so, perché non sono aggiornato sugli ultimi sviluppi, insomma,
tempo fa ebbe a pronunciarsi in senso favorevole il vescovo locale. In ogni caso, le apparizioni di Tapiranga sono proprio incentrate tra le varie caratteristiche che hanno sulla centralità della figura di San Giuseppe, e un santo, diciamo, non molto. Di cui non si parla molto, ma un santo fondamentale nella vita della Chiesa, tempo d'avvento, il tempo propizio, insomma, per ricordarlo, perché Gesù, Giuseppe e Maria formavano quella che in una certa tradizione spirituale cattolica è stata chiamata la Trinità terrena, quindi un'immagine della Trinità celeste. San Giuseppe è veramente un grande elargitore di grazie, oltre che essere un grande santo, anzi sicuramente il più santo dei santi tra gli esseri umani, perché per avere la grazia e il dono di avere a fianco a sé come sposo vero la Madonna e come figlio, certamente anche se figlio adottivo di cui era padre putativo Gesù, certamente San Giuseppe non era uno tra i tanti. Quindi lo scapolare di San Giuseppe, a mio avviso, è un bello scapolare da portare con fede e con devozione. Io mi passò tra le mani negli anni dietro anche lo scapolare di Sant'Antonio, che dicono che sia potentissimo contro i demoni. Queste cose sono tutte quante cose buone, certo uno non può portare addosso 40 scapolari, tanto per dirle, no? Io posso dire, insomma, io porto lo scapolare del Carmine e lo scapolare di San Giuseppe, li ho fatti cucire uno sopra l'altro, quindi sono. In modo tale che formano un solo corpo, insomma, perché altrimenti dopo diventa un pochino complicato. Queste devozioni sono tutte quante cose buone, d'accordo? Portare addosso un oggetto benedetto, specialmente uno scapolare, è un sacramentale, quindi è una cosa che apporta delle grazie, anche la medaglia miracolosa, non la dimentichiamo, insomma, che è una delle cose a mio avviso più importanti, specialmente, come disse la Madonna Rüdebach, portata al collo, quindi Madonna disse proprio che è importante portarla al collo, la medaglia miracolosa. E sappiamo che la Madonna, per chi ci crede, recentemente, insomma, negli ultimi 40 anni, però, a Medjugorje ha detto di portare sempre addosso un oggetto benedetto, perché un oggetto benedetto, che chiaramente non è un talismano, qui non si tratta di fare superstizione sacra, però ci difende dalle insidie e dagli attacchi del nemico. Noi sappiamo che il male a volte opera attraverso degli strumenti, cioè degli oggetti maleficiati, no? Attenzione a portare in giro da amuleti, impicci, imbrogli o cose di dubbia provenienza, perché purtroppo misteriosamente, questi sono grandi misteri, ma veramente attraverso quelle cose sono porte che si aprono al male. Ecco. E la difesa cristiana e cattolica a questo sono appunto i sacramentali, tra cui appunto spiccano gli oggetti benedetti, quindi se si portano certamente con fede, con amore e con devozione, e producono grandi frutti. È evidente che portare un sacramentale non esime dal dovere di vivere una vita cristiana, cioè se io ho addosso un sacramentale e poi non mi confesso mai, non prego mai, vado a messa mai, certo comunque con l'oggetto benedetto addosso ce l'ho, quindi il male non mi fa e qualcosa mi fa. Certamente non mi fa tutto il bene, quindi che mi farebbe se stessi a fare anche una vita, diciamo, ordinaria di grazia, no? Ecco, Fra Fran ci scrive: grazie Padre per questi incontri, ringraziamo il Signore, cose possono essere utili al bene di qualcuno che vadano avanti, altrimenti il Signore ci farà capire che è bene chiuderli, insomma. Gerry Ameruoso scrive: buonasera caro Don Leonardo, volevo chiederle se nel venerdì dell'ottava di Natale e di Pasqua si può mangiare carne senza fare penitenza. Nel documento penitenziario c'è scritto di astenersi dalle carni in tutti i venerdì dell'anno. Sì, in tutti i venerdì dell'anno tranne l'ottava di Pasqua e di Natale, perché l'ottava di Pasqua e di Natale, secondo la legge della Chiesa, la legge più che altro, più ancora che la legge, secondo la vita della Chiesa, le ottave prolungano di 8 giorni la gioia della festa celebrata, cioè nell'ottava di Natale, 26, 27, 28, 29, 30, 31, fino all'1 è Natale, è come se fosse il 25. L'ottava di Pasqua, quindi da lunedì dell'Angelo fino alla domenica della Divina Misericordia, è Pasqua. Quindi si chiama l'ottava perché quella festa continua appunto per 8 giorni. La tradizione dell'ottava, noi sappiamo, no?
in preparazione di una festa si facevano le novene. Spero che molti di noi stiamo facendo la bellissima novena dell'Immacolata, che riempie il cuore di ogni giovane. In Alberto ce ne sono due novene importanti e tra l'altro indulgenziate e raccomandate dalla Chiesa: la novena dell'Immacolata e la novena di Natale, quindi dal 29 novembre al 7 dicembre e dal 16 al 24 dicembre. E invece dopo le feste c'era la celebrazione dell'ottava. Anticamente c'era anche l'ottava dell'Assunzione, c'era l'ottava di Pentecoste, c'era l'ottava del Corpus Domini, quindi è vero che c'erano un po' più di penitenze anticamente, perché c'erano le quattro tempore, c'erano tanti, insomma, momenti penitenziali, ma c'erano anche un po' più di ottave, insomma. Adesso sono rimaste soltanto quella di Natale e Pasqua. Quindi nell'ottava di Natale e Pasqua, è chiaro che non si fanno i bagordi, però ecco, si ha la gioia, ecco, si impara anche a godere evidentemente moderatamente, ma anche lietamente delle cose belle che il Signore ci ha dato in questo mondo, certamente che sono niente in confronto al paradiso, però ecco, ne godiamo in letizia e serenità di spirito, facendo, diciamo, nostra lo spirito di esultanza e di gioia che la festa ci dona. Cioè, è nato Gesù sulla terra, insomma, è venuto il Salvatore del mondo, quindi questa è la gioia delle gioie. Spero di essere stato anche qui esaustivo. Ianto Ernesto scrive: Don Leonardo, buonasera, ho sentito parlare molti di viaggi astrale o corpo astrale. Volevo sapere se tutto questo è contrario alla dottrina cattolica, grazie. Evidentemente non ha nulla a che fare con la dottrina cattolica, questa roba qui. Io non so ben di che cosa si parli. Ecco, quindi non sono cose che fanno parte del patrimonio dottrinale della Chiesa cattolica. Quindi, quando si esce fuori di questo orizzonte, si entra in campi minati. Quindi, se si percorre un campo minato, lo si fa proprio rischio e pericolo. Rosario Scapolatiello diceva: Maria Don Leonardo, capita che sono in chiesa, do un bacio al tabernacolo, è eccessivo come gesto, tenga a precisare che lo faccio con molto rispetto ed amore, grazie. Allora, Rosario, il Signore certamente è contento di tutte quante le nostre manifestazioni di amore e di devozione. Su questa cosa io so che c'è, come dire, non concordanza, diciamo così, di posizioni tra gli autori, ecco, nel senso che c'è chi lo ritiene un gesto un pochino, come dire, non mi viene il termine adesso, un po' troppo, ecco, quindi un po' troppo audace, ecco, diciamo così. Quindi sarebbe preferibile mandarglielo un bacetto al tabernacolo, un po' come faceva, tutti quanti dai bambini, no? Uno fa come fanno i bambini. Io da bambino facevo e poi ci soffiavo sopra al dito, insomma, no? Quindi, dava il bacetto col dito e poi ci soffiavo sopra per dire che il bacetto era partito. C'è chi afferma, insomma, tra gli autori che, come dire, un'audacia di questo genere richiederebbe il carattere sacerdotale per poter essere vissuta in questo modo. Quindi come dire, una familiarità ed una, tra virgolette, potestà sull'Eucaristia che un fedele laico non ha. Quindi sarebbe meglio, sotto questo punto di vista, fare un passo indietro. E il Signore guarda sempre il cuore, quindi il cuore con cui si fanno le cose, quindi anche quando uno facesse una cosa non consona, ma la facesse per amore del Signore, è chiaro che il Signore a questo guarda. Io non so dire esattamente, insomma, quale sia la cosa migliore. Penso che la cosa migliore sia mettersi in preghiera e poi vedere se sia opportuno, ecco, procedere con queste forme di manifestazioni in base a quello che il Signore farà risuonare, certamente, se si mette ad ascoltarlo nella propria coscienza. Quindi, se è bene manifestare il proprio amore in questo modo,
anche se gli altri non lo vedono, questo ovviamente è assolutamente indispensabile, oppure se è preferibile attestarsi, diciamo, su canoni di maggiore umiltà e quindi manifestarlo, ma in forme un po' meno, come dire, ripeto, audaci. Questo è decisione che però bisogna prendere pregandoci un po'. Roberto Bra 16 scrive: Salve padre, vorrei sapere se il non indossare l'abito ecclesiastico sia diventato quello che nel diritto canonico si chiama consuetudine. Il mio prof, forse ha scritto più sotto, ma più sotto non lo vedo, quindi la domanda è incompleta. Allora, io non sono canonista, d'accordo, quindi non so quale forza giuridica abbia nel diritto canonico, qualcosa di più lo so nel diritto civile, che cosa abbia la consuetudine o la desuetudine. E per quanto riguarda le norme canoniche, le norme canoniche attualmente in vigore prescrivono a un presbitero o sacerdote, come si preferisce, di indossare ordinariamente l'abito ecclesiastico, che tuttora oggi è la veste talare. La Conferenza Episcopale Italiana, così come molte conferenze episcopali, hanno diciamo così, generalizzato la concessione del clergyman, che è una concessione, non è l'abito ecclesiastico ordinario, ma è, diciamo, quello che viene concesso in sostituzione. Originariamente la concessione fu data per motivazioni legate a fattori di ordine pratico, alla fine degli anni 60. E quando cominciarono a girare i motorini, qualche prete diceva: ma sulla lambretta la tonaca mi va in mezzo all'elica che gira, quindi per forza sta cosa la dobbiamo portare, oppure durante i viaggi, durante gli spostamenti, è una cosa un pochino scomoda. Quindi, come sempre accade, furono dapprima fatte queste concessioni limitatamente ad alcune circostanze. E poi queste concessioni si sono generalizzate, per cui oggi un sacerdote può tranquillamente portare il clergyman senza trasgredire la legge ecclesiastica. Non è consentito invece, anche se di fatto così da molti viene fatto, di vestire in maniera totalmente laica, anche qualora si avesse una crocetta addosso. La crocetta addosso è un segno di riconoscimento, ma questa non è, almeno allo stato vigente della legislazione canonica attuale, è consentito. Quindi chi lo fa sotto la propria responsabilità. Ecco, poi che l'autorità ecclesiastica abbia o meno possibilità di arginare questo fenomeno, che oggi è diventato un pochino una moda, questo io non sono in grado di dirlo. In linea teorica andrebbe richiamata una cosa di questo genere. In linea pratica non so, ecco, concretamente quali strumenti possa avere un vescovo, insomma, o un'autorità ecclesiastica per fermare un fenomeno che oggi è diventato generalizzato. Quindi, se questa, diciamo così, consuetudine è che però si viene a formare in contrasto con le vigenti norme canoniche, possa poi far diventare lecito ciò che attualmente non sarebbe lecito, questo io purtroppo, questo step successivo non lo posso fare perché non sono un esperto in diritto canonico. Ho descritto un pochino lo stato di fatto, però dal punto di vista della legge della Chiesa vigente non è consentito a un chierico di andare in giro vestito come un laico. E il gatto io, buonasera, caro padre, volevo sapere se buttare il cibo quando purtroppo è andato a male senza nostra colpa è peccato o meno, grazie. Le cose che vanno a male, quando una cosa è andata male, è evidente, insomma, non è che uno si può mangiare una cosa a marcia, a meno che non abbia uno spirito penitenziale grande, tanto quello di Santa Veronica Giuliani, insomma, alla quale una volta il confessore, spero che non dirò, che non si scandalizzi nessuno, si legge nei diari che per penitenza e per umiltà gli fece mangiare il pesce fracico, insomma, no? Quindi, se
se uno c'ha tanta zero, insomma, e tanto spirito penitenziale, per carità, si accomodi pure, no? Il problema è che noi dobbiamo fare attenzione ad evitare che le cose vadano a male. E questo sotto due punti di vista. Primo, quando si vanno ad acquistare le cose, e secondo, quando le cose che ci abbiamo, dobbiamo avere la cura di fare attenzione a consumare in primis le cose che possano andare a male. Perché Dio non vuole assolutamente che le cose siano sprecate e che vadano al secchio. Questo è certo, d'accordo? Perché sprecare una cosa certamente è peccato e più serio di quanto comunemente si pensi. Insomma, se è vero che le nostre nonne e i nostri nonni, mi è stato tante volte raccontato, quando cadeva una mollica di pane in terra si mettevano in ginocchio, la raccoglievano, la baciavano e la mangiavano. Ecco perché, ecco, la grazia di Dio non si spreca. Lo stesso quando ci regalassero un pochino di cose che noi pensiamo, insomma, che non avremo la possibilità di consumarle prima che vadano a finire a male, bisogna attivarsi e fare in modo di regalarle, di distribuirle a chi abbia bisogno, a chi comunque possa consumarle. È una cosa più seria di quanto si pensi, ed è una cosa che fa parte della vita cristiana, eh? Quindi non è da cristiani lasciare le cose dentro il piatto quando si mangia, buttare gli avanzi al secchio, insomma, no? Anche quando ci fossero degli scarti, come dire, fisiologici di cibi, se possibile è bene darli agli animali, se si tratta di cose che sono comunque ancora commestibili. Non so, penso per esempio ai nervi, al grasso delle carni, insomma, che qualcuno riesce proprio a mangiarlo, no? Bene, dentro i nostri quartieri sono sempre qualche micetto o qualche cagnolino un pochino affamato, è possibile, insomma, conoscere, contattare qualcuno che abbia gli animali, che abbia le galline o cose di questo genere. In linea di massima è una cosa che bisogna fare attenzione. Io ritengo preferibile anche fare, diciamo, la non bellissima figura, se mi si passa il termine, dell'andare a comprare qualche cosa in quantità molto molto modiche, appunto perché si sa che se fosse in quantità superiore, specialmente per chi vive da solo, insomma, probabilmente andrebbe a male, piuttosto che rischiare che qualche cosa vada a male. Cioè la povertà cristiana, praticabile, praticanda da tutti. Quindi non tutti quanti siamo chiamati a vendere tutti i beni, a vivere in condizioni, diciamo, di povertà effettiva, ma quello che dobbiamo tutti quanti fare certamente è non sprecare nulla, evitare di avere per esempio una montagna di beni superflui. Insomma, io intanto scherzo, cioè, ma scherzo, cioè, è uno scherzo, come dire. È il classico scherzo da prete, no? Sapete che i preti ogni tanto scherzano perché attraverso qualche ironia cercano di far passare qualche messaggio, no? Cioè che una pia fanciulla ci abbia 60 paia di scarpe dentro l'armadio, io dico, ma quando se le mette 60 paia di scarpe? D'accordo? O che uno ci abbia dentro l'armadio 100 vestiti, di cui sa benissimo che di quelli 70 non se li mette mai. Io, come dire, lascio queste provocazioni, poi ciascuno pensi in coscienza se questa è una cosa buona, insomma, no? Io ritengo, insomma, di no, nel senso che, attenzione, la cura della propria persona, cioè che uno si veste in maniera dignitosa, decorosa, anche gradevole, poi bisogna considerare il tipo di posizione sociale che uno ha, il tipo di vita che vive, se è sposato, se non è sposato, la condizione lavorativa, dove lavora, cioè, d'accordo, se una persona fa l'avvocato, come facevo io quando ero giovane, in tribunale si va in giacca e cravatta, quindi non si va in polo, ecco, quindi ci avrai dei vestiti e ci avrai delle camicie come Dio comanda, dei vestiti come Dio comanda e delle cravatte come Dio comanda, perché fai l'avvocato, non fai l'operaio. Fermo restando la degnissima condizione di ogni operaio, d'accordo? Ma in fabbrica non si va in giacca e cravatta, in tribunale sì, d'accordo? Quindi, però,
tu c'hai due, tre vestiti, quattro, d'accordo, perché, ma non 40, non occorre, d'accordo, che ce fai con 40 vestiti? L'amministrazione del denaro da parte di noi figli di Dio, questo è un tema, insomma, Papa Francesco sollecita un pochino su questo punto e a mio avviso ha ragione, insomma, no? Cioè l'uso che noi facciamo dei beni, il nostro Signore ce ne renderà conto, cioè, mettiamoci un attimo nei panni, no? Se tu hai 12 vestiti, d'accordo? Quelli costano, non è qualcuno da dire. Se te ne usi soltanto 4, che significa che c'è il costo di 8 vestiti, quindi sono soldi buttati inutilmente. Cioè, con quei soldi si poteva sfamare un povero, si potevano celebrare qualche messa per qualche anima del purgatorio, e si poteva fare l'offerta alla tua parrocchia che c'ha il tetto che gli piove e che c'ha bisogno dei lavori. Quello che si potevano mandare alle missioni. Si poteva adottare un bambino a distanza, si potevano fare tante cose. Allora, noi su questo dobbiamo fare attenzione, perché l'amministrazione anche materiale dei beni che Dio ci ha dato, cioè, noi dobbiamo farci attenti. Non voglio con questo, insomma, fare l'integralista o il moralista o andare a mettere, insomma, pesi sulle spalle delle persone, no? Però pensiamoci e riflettiamoci, tempo d'avvento è un tempo di silenzio e di preghiera, cioè l'uso dei beni e del denaro è cosa che dobbiamo imparare a santificare nella consapevolezza che il Signore ci ha donato dei beni perché li usiamo bene. Ecco. Calvi Gabriele scrive: volevo chiedere se nella liturgia delle ore posso fare solennità di un santo che ha il grado di memoria. Bene, la risposta, Calvi Gabriele, è no. Ecco, perché solennità di un santo che è il grado di memoria ordinariamente si può fare qualora, per esempio, la memoria facoltativa di San Paolo della Croce, questa prima che mi viene in mente, è chiaro che nella congregazione dei passionisti è solennità, perché San Paolo della Croce è il fondatore dei passionisti. Ma chi celebra una memoria facoltativa o una memoria, sicuramente San Pio da Pietrelcina, nell'ordine dei frati cappuccini il 23 settembre, non sarà celebrato come nella Chiesa Universale come memoria, ma non so, quantomeno come festa, forse come solennità, non lo so, no? Ecco, però per fare questa cosa in maniera lecita e legittima occorre avere il placet della Chiesa, perché noi ci muoviamo nella Chiesa, con la Chiesa e sotto la Chiesa. Se lo vogliamo dire in latino, è in ecclesia, cum ecclesia e sub ecclesia. E l'osservanza delle norme anche liturgiche, prima abbiamo fatto riferimento a quelle canoniche, fa parte della vita della Chiesa. E noi dobbiamo attenerci alle norme liturgiche. Dio sicuramente ama le persone obbedienti. Questo è sicuro, e in esse si compiace. Quelli che sono disobbedienti, dice, ma io disobbedisco per giusta causa. Io ho sempre molte perplessità su questa giustificazione di eventuali, come dire, vere o presunte disobbedienze. Quindi è sempre meglio muoversi, a me per esempio sono devotissimo alla Madonna. Faccio un esempio: sabato scorso era la festa di Sant'Andrea, la mia parrocchia è stato celebrato il Cenacolo Mariano. Ogni volta che c'è il Cenacolo Mariano, quando è possibile, viene fatta la messa in onore della Madonna. Per me, non fare la messa in onore della Madonna il giorno di se il Cenacolo Mariano è stata una sofferenza, perché io sono sempre molto contento quando posso fare una messa in onore della Madonna. Ma era la festa di Sant'Andrea, e anche se quella non era una celebrazione, come dire, pubblica, quindi non era una messa della parrocchia, ma era di un piccolo, diciamo, gruppo di un ritiro dove c'erano pochissime persone in onore della Madonna, però è stata celebrata la messa di Sant'Andrea, perché è Sant'Andrea. Io non posso rifarmi il calendario liturgico in base ai miei gusti. Ecco, bisogna vivere la vita della Chiesa e camminare
anche in queste piccole cose con la Chiesa, perché poi non ci possiamo lamentare se vediamo delle cose che non funzionano quando noi siamo i primi ad essere nel poco o nel molto, come dire, trasgressori. E il gatto di Io fa una seconda domanda che dice che forse è sciocca. Quando una persona decide la cremazione, la risurrezione morte del suo corpo oppure no, dato che ha deciso di farsi cremare, grazie. Allora, questa domanda bisogna chiaramente girarla a nostro Signore. Nostro Signore non ha nessunissima, cioè non è che deve, per far risorgere i corpi, non è che c'è bisogno necessariamente di conservare qualche atomo del corpo che c'era, no? Io non sono un esperto. So che anche le ossa hanno poi un processo di mineralizzazione, per cui nel corso dei secoli vanno, credo, non sono un esperto, anche a dissolversi. Il problema è che la cremazione, come è stato detto nella istruzione di colui che all'epoca era il prefetto della congregazione della dottrina della fede, che era il cardinal Müller, predecessore dell'attuale prefetto che è il cardinal Ladaria, e emanò un documento, un'istruzione, evidentemente sottoscritta e poi promulgata da Papa Francesco in persona, dove spiegò che la cremazione non è, anche se adesso nella Chiesa è consentita, attenzione, consentita non significa approvata né tantomeno raccomandata. Cioè, una cosa che è consentita non significa che è approvata o che è raccomandata. Cioè, perché i termini hanno un proprio significato, d'accordo? Se io raccomando, cioè, per esempio, la Chiesa raccomanda la confessione frequente, raccomanda caldamente la confessione frequente, raccomanda caldamente di confessare anche i peccati veniali. O che significa? Significa che chi si confessa spesso e confessa anche bene i peccati veniali fa cosa altamente lodevole. La Chiesa dice: vai, fallo, se te la senti è cosa molto buona. Ecco, quando una cosa è approvata, che ne so, un istituto religioso che ha l'approvazione canonica della Chiesa, la Chiesa sta dicendo: stai tranquillo che se vai in questo istituto, questo è un istituto che vive nella Chiesa e che ha la mia benedizione, gli statuti sono conformi alla vita ecclesiale, è in comunione con la Chiesa cattolica, eccetera, eccetera. Se una cosa è consentita, vuol dire che dice, se la vuoi fare, falla, ma io non ti do né l'approvazione, d'accordo? E nella raccomandazione, perdonatemi se faccio sempre gli stessi esempi, fare la comunione in mano rientra tra le cose consentite, d'accordo? Perché non è una cosa né tantomeno né obbligatoria né raccomandata dalla legge della Chiesa, assolutamente, perché è figlia di un indulto concesso dalla Santa Sede su richiesta delle conferenze episcopali, d'accordo? Ecco, quindi la cremazione è consentita nella Chiesa e si possono fare le esequie se non è fatta come la fanno tuttora oggi laici e laicisti, in sfregio del dogma della risurrezione della carne, cioè proprio a dire, bla, capito? O in dispregio, diciamo così, della sacralità che noi cristiani diamo al corpo anche dopo la morte, d'accordo? Perché seppellire i morti si trova nel libro di Tobia, è un'opera di misericordia spirituale ed è una pratica eminentemente religiosa. Cioè, i pagani bruciavano i morti, e gli ebrei e i cristiani i morti li inumavano, non li bruciavano. Ecco, poi è evidente che Dio non, se non è, cioè, non c'ha bisogno, cioè, crea le anime e ogni cosa dal nulla, quindi non. Però, ecco, qualora questa cosa sia fatta a sfregio, certamente è una cosa non bella, non buona e che non va bene. Ecco, che tutti quanti i morti risorgeranno nell'ultimo giorno, i beati per la gloria, i dannati per la dannazione, questo è una verità di fede, quindi non è che Dio può essere impedito nelle sue operazioni dalle nostre scelte. Però le nostre scelte sono molto importanti in relazione a quello che ci possiamo e ci dobbiamo attendere nel giudizio di Dio, che ci sarà per tutti quanti, insomma, sia il particolare che il giudizio universale, insomma. Matteo Chimenti 51 dice: buonasera, che benedizione
Ferenza basta la benedizione di un diacono, di un presbitero, di un presbitero, di un vescovo, grazie. Allora, anzitutto questa cosa qui, la risposta più consona la può dare soltanto la Santissima Trinità, insomma, no? Perché, ecco, noi possiamo dire alcune cose. Il diacono ha piena facoltà di benedire, quindi un diacono può impartire le benedizioni, diciamo, anzi, le benedizioni sacramentali sono proprio l'ambito di esercizio particolare di quel limitato munus, diciamo così, di santificazione molto limitato che ha il diacono, che appunto è centrato sui sacramentali. È chiaro però che la benedizione sacerdotale si situa su un piano qualitativamente differente, perché un sacerdote ha proprio la potestà di santificare in quanto sacerdote. È chiaro che un vescovo, avendo la pienezza del sacerdozio, perché il vescovo è sommo sacerdote, quindi ha la pienezza del sacerdozio di Cristo, che il sacerdote ha il presbitero soltanto in maniera parziale, non piena, è evidente che, come dire, se vogliamo chiamarla, anche se questi termini a me, insomma, non è che proprio mi fanno impazzire, però per farci capire, la potenza, l'efficacia di una benedizione di un vescovo è evidente che è superiore sia a quella di un sacerdote, di un presbitero, che a quella di un diacono. E è al tempo stesso evidente che la benedizione di un sacerdote è qualitativamente differente e quindi presumibilmente più efficace anche di quella di un diacono. Teniamo anche presente però che le benedizioni rientrano nell'ambito dei sacramentali e i sacramentali, a differenza dei sacramenti, funzionano ex opere operantis, non ex opere operato. Cioè, quanto maggiore è la fede che sia colui che impartisce il sacramentale e colui che lo riceve ha, e quanto maggiore efficacia avrà il sacramentale stesso. Questo è quello che la Chiesa insegna. Non sono viceversa, i sacramenti funzionano ex opere operato. Ecco, per cui fede o non fede, che un sacerdote non ci creda che quando va all'altare consacra, se pronuncia le parole della consacrazione e ha l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa, quello consacra comunque, d'accordo? Come accadde, l'esempio classico è la festa del Corpus Domini, che fu istituita perché c'era quel prete boemo, Don Pietro, che non credeva e che c'era questo tormento, insomma, nella transustanziazione, e a Bolsena avvenne il miracolo eucaristico, ma appunto il miracolo eucaristico avvenne per farglielo vedere e anche per fargli comprendere che in tutte le messe che aveva celebrato, anche se lui non ci credeva, quello che vedeva in maniera straordinaria si era sempre compiuto. Bene, andiamo avanti. Angel Clare 17. Conosce la mistica boliviana Catalina Rivas? Ritiene prudente leggere i suoi scritti? Grazie. Di Catalina Rivas lessi un po' di tempo fa, qualche anno fa, diversi anni fa, un bellissimo opuscoletto che parlava della Santa Messa. Allora, il modo con cui in quell'opuscoletto si parlava della Santa Messa era assolutamente edificante, atto a incrementare l'amore, la fede, la devozione eucaristica, eminentemente cattolico, quindi non c'era nessuna assolutamente eresia o opposizione eterodossa riguardo al mistero del sacrificio eucaristico, quindi sicuro, autentica o non autentica, eccetera, eccetera, sicuramente male a quanto ho potuto leggere io, per quello che ho letto, io ho letto quell'opuscoletto, non fa. Quindi sì. Il resto, altri ulteriori giudizi, insomma, più esaustivi e più dettagliati, spettano non a me, ma a chi ha autorità più grandi, insomma, della mia. Inquisitore SR Ecclesie, se il vescovo può indossare le calighe, non so che cosa intende io, mi si perdoni l'ignoranza, insomma, le calighe erano delle calzature tipicamente romane, cioè a differenza di quelle normali, avevano, diciamo così, erano un pochino più basse di quelle normali. Da caliche deriva il soprannome
sanguinario e non eccellente imperatore Caligola, che appunto veniva chiamato così proprio per le calighe basse che portava. Io adesso sinceramente non so assolutamente a che tipo di indumento si faccia riferimento, perché non sono un esperto di cose molto molto antiche, insomma, mi si perdoni, ma sinceramente non so che cosa siano. Io un vescovo che indossi queste cose non l'ho mai visto, quindi mi si perdoni l'ignoranza, insomma, no? Iurlei trattino GM scrive: come ci dobbiamo comportare se ci fanno dei regali costosi, abiti o scarpe ad esempio? Ho detto che nell'ora della passione che Nostro Signore ha sofferto per spiare chi si veste lussuosamente. Per spiare, no. Allora, i figli di Dio con il lusso hanno qualche piccolo problema. La Madonna Fatima, se uno legge bene i diari degli ormai beati pastorelli Francesco e Giacinta e le memorie di Suor Lucia in particolare, la Madonna disse chiaramente che i cristiani fuggono il lusso, quindi il lusso in senso stretto, il lusso lusso però, insomma, no, è cosa che chiama in causa la coscienza del fedele. Come si sente, insomma, indossare gli abiti di lusso? Certamente Gesù e la Madonna non indossavano abiti di lusso, cioè attenzione che andavano in giro non da straccioni, d'accordo? Quindi non andavano in giro con la roba strappata, insomma, quindi sicuramente non portavano i jeans strappati come alcuni nostri adolescenti che stanno in giro oggi, no? Ecco, quindi andavano in giro dignitosi e decorosi, ma certamente non nel lusso. Quindi quando riceviamo un regalo di questo genere, in coscienza poi dovremmo vedere cosa fare con quel regalo, insomma, no? Perché nessuno poi ci impedisce di fare quello che riteniamo più opportuno. Tenerlo, se si ritiene opportuno tenerlo, lo si tenga, regalarlo, si regala, disfarsene. Supponiamo che venga regalato a una donna un vestito di lusso e tra l'altro, come dire, indecente o indecoroso. Non è che quel vestito non se lo può mettere per compiacere chi gliel'ha regalato, né lo può a sua volta regalare, perché se è indecoroso addosso a me, è indecoroso anche apposta a un altro, anche addosso a un altro. Per cui un figlio di Dio dovrebbe arrivare da solo a comprendere che quel vestito va eliminato dalla circolazione, perché certamente se ne saranno prodotti altri e sicuramente ci sarà chi li porta, ma io non me li metto e io non contribuisco alla sua diffusione. Questo pensa un figlio di Dio, presumo, insomma. Poi se pensa altro, ci pregherà in coscienza e si prenderà davanti a Dio la responsabilità di, come dire, giustificare in qualche modo l'altro che pensa, insomma, no? Allora, scorro ancora un pochino che vedo tanti smile. Ecco, un'altra domanda, eccone una. Grazie 4588 scrive: buonasera, come si può superare il disagio di sante messe celebrate di corsa e alla Santa Comunione non sentire dal celebrante il corpo di Cristo perché l'abitudine è di cantare? Allora, la messa è sempre la Santa Messa, grazie cara, quindi nella messa in Novus Ordo, quindi celebrata in lingua volgare tutta quanta ad alta voce, è chiaro, e questo lo notava già l'allora cardinale Ratzinger nel lontano 2000, se non mi ricordo male, molto prima che diventasse Papa Benedetto XVI, con un libro che fece un certo scalpore, che era Introduzione allo spirito della Divina Liturgia, dove notava che strutturalmente la celebrazione attuale della Santa Messa è oggettivamente centrata sulla figura del sacerdote. Perché? Perché se l'altare è rivolto verso il popolo, quindi tu lo vedi in faccia e
tutta la messa ad alta voce, è chiaro che quello che tu vedi condiziona la tua partecipazione. Perché tu lo vedi in faccia un sacerdote, per esempio, se quando consacra guarda l'ostia o guarda in faccia a te. E vedere un sacerdote che magari mentre consacra non guarda l'ostia e ti guarda in faccia a te, ti fa suscitare il pensiero, dice: ma perché questo guarda in faccia a me e non guarda l'ostia? Che è un pensiero che non dovrebbe venire, d'accordo? Però ti viene. Se un sacerdote parlando ad alta voce celebra frettolosamente, è chiaro che tu lo senti che sta correndo, d'accordo? Nel vetus ordo, io conosco entrambi i riti, io celebro ordinariamente 99 volte su 100 ovviamente il novus ordo, ma conosco anche il vetus ordo. Nel vetus ordo che succede? Che il sacerdote è rivolto verso il tabernacolo e la preghiera eucaristica è tutta quanta in segreto, in silenzio, cioè l'assemblea partecipa in ginocchio attraverso una forma di unione interiore a quello che il sacerdote sta facendo sull'altare. Allora, se il sacerdote che celebra la messa nel vetus ordo corre come un matto, lo sa lui e lo sa il Padre Eterno. Sarà il Padre Eterno che lo eventualmente redarguirà per aver celebrato in maniera troppo frettolosa, ma questa cosa non influisce sull'assemblea perché chi sta seduto e inginocchiato nei banchi e si rappresenta la crocifissione di Gesù, esprime il suo amore a Gesù con la sua partecipazione personale in affetti, preghiere e appunto unione con quello che il sacerdote sta facendo, senza che da questo ne sia disturbato. Ecco, quindi è evidente che nell'attuale condizione c'è questa cosa, per cui bisogna semplicemente viverla. Ringraziando il Signore se siamo aiutati a entrare meglio nell'Eucaristia e offrendo quella piccola sofferenza che possa derivare dall'assistere a celebrazioni, anche qui per togliere un termine che era caro a Benedetto XVI, celebrate non con molta ars celebrandi, come lui diceva, insomma, no? Quindi se uno è capace, insomma, anche pregare un pochino. Non giudicare perché probabilmente il sacerdote avrà i suoi buoni motivi, insomma, si è messo così per avere un pochino di fretta, non lo so, comunque non bisogna comunque giudicare mai la persona, pregare e offrire, ecco, anche il proprio disagio. Durante la messa, insomma, Gesù Cristo sta rinnovando il sacrificio della croce e noi offriremo il sacrificio, insomma, di non poter, come dire, godere di una celebrazione che mi aiuti in qualche modo a viverla in maniera profonda e sentita, insomma, no? Gallipolizza scrive: ho sentito parlare di Apocalisse degli Evangelisti o di ogni Vangelo. È corretto. Il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro della Sacra Scrittura ed è stato scritto da San Giovanni Evangelista. Diciamo che ci sono dei generi, che si chiamano generi letterari, così li chiamano gli esegeti, apocalittici, che riguardano alcune parti della Sacra Scrittura, il profeta Daniele soprattutto. Oltre che ad essere appunto lo stile prevalente nel libro dell'Apocalisse, e alcune parti dei Vangeli, in particolare discorsi scatologici. Nei discorsi scatologici è evidente che il linguaggio che Gesù usa è un linguaggio simile a quello apocalittico, che è un linguaggio un pochino difficile, e colmo, diciamo così, di segni, di allegorie, di richiami, insomma, ad eventi cosmici. E a catastrofi, a cose di questo genere che diciamo hanno delle conformazioni proprie e che mettono in difficoltà l'interprete perché non sono evidentemente di semplice decodificazione, bisogna andare molto molto con le molle e con le pinze quando si ha dinanzi un testo apocalittico. Ecco, quindi è solo in questo senso che io sappia, insomma, non sono un biblista, però insomma la Sacra Scrittura un pochino la conosco. Solo in questo senso si può parlare di, come dire, apocalitticità dei Vangeli. Non credo che abbiamo ancora tantissimo tempo, E il gatto io quindi mi scusi, è peccato mangiare carne di venerdì tutti i giorni dell'anno.
Io sapevo solo per i benedetti di Quaresima. Allora, è peccato in tutti i giorni dell'anno perché allora, la Conferenza Episcopale Italiana ha, come dire, stabilito che nei venerdì non di Quaresima è lecito, anche qui non raccomandato e non è la cosa migliore da fare, mangiare la carne purché si compia un altro gesto penitenziale, perché il venerdì è il giorno in cui il nostro Signore Gesù Cristo è morto per noi. Per cui il venerdì non può passare così, senza che io faccia un segno che mi ricorda che in questo giorno Dio è morto per me. Ora il problema è, qui sarebbe da far alzare la mano, quanti cattolici che mangiano la carne il venerdì fanno un gesto penitenziario sostitutivo, cioè fanno un altro sacrificio, tipo spegnere la televisione, tipo non bere il vino, ne so, tipo rinunciare a un alimento gradito, tipo fare un'elemosina. Tipo visitare un malato, un'opera di misericordia, tipo farsi un rosario. Chi lo fa? Punto interrogativo. Per cui io ho sempre pensato che è più prudente attenersi alla disposizione generale, quindi non avvalersi della concessione che dà la CEI, non perché non sia lecito farlo, ma perché è più facile rischiare di passare il venerdì senza averlo santificato. E passare il venerdì senza averlo santificato non è certamente cosa buona, perché il venerdì è il giorno in cui il nostro Signore Gesù Cristo ha dato la vita per noi. È un piccolo segno di unione che ci faccia soffrire un pochino con la sofferenza e la morte di Gesù, è un figlio di Dio lo deve fare. Ecco, quindi. Allora, saltiamo gli encomi e i grazie. Felice Papa Lia. Scrive: buonasera Don Leonardo, se San Giuseppe è considerato il santo dei santi, come va considerato San Giovanni, che fu il più grande frate di donna? San Giovanni Battista è il più grande frate di donna dell'Antico Testamento, non del Nuovo, perché Gesù specifica subito dopo, eppure il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Quindi San Giovanni Battista è il più grande frate di donna della legge antica, perché San Giovanni Battista è il culmine dell'antica alleanza, ma il più piccolo fra i battezzati, avendo appunto la grazia santificante e i meriti immediati della redenzione del Signore, è più grande di San Giovanni Battista perché fa parte del Nuovo Testamento. Perché la sfavillante gloria della nuova alleanza, come si legge nel Nuovo Testamento, evidentemente oscura anche la bella antica alleanza, che a suo tempo era molto molto bella, ma che ha ceduto il passo alla nuova. Calvi Gabriele scrive, ha ripetuto la stessa domanda di prima, andiamo oltre. Blasi Arianna dice: i temi astrali studiano la posizione dei pianeti, eccetera, eccetera, occultismo. Ah, quindi risponde a quell'amico che aveva chiesto quella cosa prima. Mary Cree, buonasera Don Leonardo. Volevo schiarirmi un dubbio: se il sacramento del matrimonio si dice che è indissolubile perché esiste la dichiarazione di nunità, non è stato celebrato comunque il sacramento? No, figlia cara. Anche nella legge civile un contratto può essere stato concluso, ma quel contratto può essere radicalmente nullo, anche se ci sono le firme e tutte quante le cose. Perché? Perché su un requisito essenziale del contratto non c'è validità. Se io, per esempio, concludo un contratto sotto violenza, quindi non ero libero di firmare quel contratto. È chiaro che il contratto è nullo perché? Perché io non l'avrei firmato quel contratto se fossi stato libero. Così, per esempio, se io mi vado a sposare sotto minaccia, quindi che qualcuno mi minaccia: guarda che se non ti sposi tizio, io ti ammazzo. È chiaro che quel matrimonio è nullo. Questo è un esempio grossolano, macroscopico, no? Oppure, se io mi sposo con una persona che mi nasconde, prima che io me la sposi, delle cose importanti che quando io le venga a sapere dico: ma tu hai fatto queste cose, io se le avessi sapute non ti avrei sposato. Questo è l'errore, è un caso classico, insomma, dell'errore su una qualità essenziale. È evidente che il sacramento è nullo perché? Perché alcuni dei suoi requisiti essenziali, e il matrimonio c'erano soprattutto i due, che sono l'indissolubilità e il bene dei figli, non erano sussistenti al momento del matrimonio.
Quindi è chiaro che l'accertamento di questa insussistenza di tali requisiti va fatto con estrema oculatezza, come i pontefici hanno sempre raccomandato, però certo che può esistere. È come se io andassi a celebrare la messa con, anziché il vino, mi accorgo quando faccio la comunione che quello è aceto. Io la messa la devo ricelebrare, perché la messa celebrata con l'aceto è invalida. Posso fare tutte le formule della consacrazione che mi pare, ma la materia è invalida. Era questa l'ultima domanda, perché mancano 24 secondi, quindi le prossime ce le riserviamo per la prossima settimana. Raccomando a chi non riesce ad avere la risposta alla domanda di segnarsela, così di collegarsi presto la volta successiva, così rispondiamo subito. La mia benedizione a tutti, santa notte, Ave Maria.